adesso. Grazie che avevamo tutta quanta la roba a Milano, se no sai quando tutti vedi la tua roba? Mai, cara mia. Posso dire che non ho una bella sensazione tutte le volte che pigliamo valigia e ci facciamo arrivare valigia da qualche parte. Bella sensazione, prenditi anche le tue. No, traveling. Vale. Allora, aspetta, la prima una, poi un'altra. Poi ci sono tutte le pietre. Sì, la prendi qua. Grazie. C'è il poliziotto, c'è la polizia. Sì, la polizia, la polizia. No, signora, nessuno può lasciare la villa. Detto che non lasciate nulla di intentato, vi prego. Mio marito non sarebbe mai tolto la vita. L'assassino era fuori, cercatelo. Faremo il possibile, signora, glielo garantisco. Ma adesso è importante che facciate quello che vi ho chiesto. Rimanete in casa, se abbiamo novità ve lo facciamo sapere. Per quanto riguarda suo marito, sembra che si sia suicidato. È impossibile, non si è suicidato. Per ora rimane l'ipotesi primaria. Sul coltello rinvenuto sulla scena del crimine abbiamo rinvenuto solo le tracce di suo marito. Ma se, come dice lei, l'assassino è là fuori, sicuramente ritornerà, quindi rimanete in casa. Certo, lo dirò come la camera. Bene, rimanete a disposizione per ulteriori domande. La mia famiglia resterà a disposizione. Non sono state trovate impronte, tutte cose così gli sta dicendo. Vabbè. Altro però, boh. Ti dicono devi rimanere in una casa, stanno facendo delle indagini, perché vuol dire che sospettate ancora tra di noi. Però immagino che funzioni così. E adesso dobbiamo stare. Hai sentito? Non hanno trovato impronte. Quindi pensano che questo si è fatto fuori. Quindi immagino che vogliano indagare. Ma magari si è fatto fuori. Allora, se si è. O si è fatto fuori o qualcuno l'ha ucciso, però se adesso finisce le prove dicono che le impronte sono lì su nel pugnale. Mi chiedo perché tenerci tutti quanti in casa. Poi adesso dovremmo stare in questa famiglia che sono disperati perché gli è morto. Prego, potete venire con noi in sala. Come sapete, sono una donna di poche parole. Ma dopo quello che è successo non potevo rimanere in silenzio. Non pensavo che le persone fossero così cattive. Ora? Basta. Abbiamo deciso di vivere in una vita un po' diversa. Abbiamo le nostre esperienze. Ma non facciamo del male a nessuno. E non è giusto che questo metta in pericolo la mia famiglia e adesso anche voi. Nessuno potrà lasciare la proprietà fino a quando non troveremo il colpevole. Perché c'è un colpevole. Io ho la responsabilità di tutti voi. E se la polizia non vorrà ammettere che noi siamo stati vittime di un'aggressione e non farà nulla per trovare l'assassino, allora lo troveremo noi. Perché là fuori c'è un assassino che deve essere punito. E se nessuno è stato testimone di quello che è successo questa notte, allora gli spiriti meno. Quindi Elsa è tanto che lei lavora qua per la famiglia della Rocca? Da sempre. Io lavoro qui da loro da quando hanno acquistato la casa. Però io vivo e lavoro qui da sempre. Ho sempre lavorato per i proprietari della casa. Che idea ti sei fatta di quello che è accaduto stanotte? Io non credo che il signor Della Rocca si possa essere tolto la vita.
Ma e quindi sei dell'idea che è entrato un estraneo in casa e abbia fatto quello che abbiamo visto tutti? Certo che la gente fa cose strane, eh. Ne ho viste di cotte e di crude in questo periodo. È sempre così. Da quando ha incontrato Willy durante una seduta spiritica con sua sorella Ludovica, non gli si stacca mai. Dice che lo sente, dice che lui si fida di Willy. Meglio un fantasma che tanta gente. Vado a portare la tisana alla sera. Certo. Se avete bisogno, chiedete pure. Va bene. Certo. Va bene. Grazie. Posso dirti che non mi piace proprio niente. Dai, ecco, bravo Gian, diciamo, dai, diciamo. Allora, io sono pro bambini, però un po' strano. Ecco, dai. Sai perché, ma dico strano, perché sembrano i segni di un bambino traumatizzato, tipo... L'hai visto in faccia? L'avete visto come l'ha detto? L'avete visto come l'ha detto? Sì. L'ha appena perso un genitore. Sì, esatto, dai. Ho capito. Che ci sta? Caro Gian, però fidati. Non lo so. A me fa venire veramente i brividi. Tu dovevi esserci quando mi ha guardato, ha urlato e ha detto che è stato Willy. C'è qualcosa di strano, Gian, non è normale. A me non piace sta cosa. Te lo dico. L'ha detto, è stato Willy. A me mette ansia. Mette ansia. Ma senti un attimo, adesso follia del secondo. Tanto è tutto un circo qua. Ma se noi siamo obbligati a stare qua dentro, perché non prendiamo l'occasione di provare a parlare con Willy? Aspetta, come? Facciamo una seduta spiritica con la sorella, no? Vieni. Ludovica? Porca vacca. Ma se io volessi provare a fare una seduta spiritica... Aspetta. Ma... Lei con... Stai attento. Dimmi. Non si può parlare? No. Se io volessi fare una seduta spiritica e incontrare Willy... Non puoi farlo. Perché no? Non possiamo farlo, è pericoloso. Beh, io voglio farlo con te. No, non posso farlo, mi dispiace. Se mia madre lo scopre sono guai. Beh, non glielo diciamo. No, non posso. Tu devi capire che in questa casa ci sono delle entità potenti. Ok. Non si può scherzare con loro, ok? Ma non scherziamo, io sono venuto da te apposta, potrei farlo da solo. Ma io voglio farlo con te. Se facciamo una seduta spiritica e parliamo con Willy, tuo fratello ha detto che è stato Willy. Vediamo se è successo veramente qualcosa. Va bene. Però ad una condizione. Ok. Ci deve essere qualcuno fuori dalla porta che controlli che nessuno ci possa scoprire. Noi siamo a Paul Debbie. Poi devi smettere. Sì, Simone, sì, io sto qua con voi. Chiudono, fanno di barriera. Dici, camera tua questa? Sì. Ok, facciamo qua la tavola Ouija, o seduta spiritica, o quello che però vuoi. Però non lo so, aspetta. Aspetta, stai tranquilla. Cioè, a tua mamma non diciamo niente, non gli facciamo vedere niente, non succede. Non lo so, è solo che io ho paura di poter incontrare mio padre, ok? Perché non sappiamo che entità possiamo richiamare. Io ho paura di potergli solo parlare. Io... Sto cercando di dare un senso a tutto quello che sta succedendo, però ti giuro che non riesco a darmi una spiegazione, ho bisogno di una mano. E se magari la mano la troviamo in una seduta spiritica? Allora, quindi io voglio parlare con... Fermi. Io voglio parlare... Faccio io. Chiediamo a voi energie di questa casa di aiutarci. Dovete farci entrare con gli spiriti potenti che aleggiano intorno a questa casa. Vogliamo entrare in contatto con tutte le entità presenti affinché ci possano dare delle risposte. Dobbiamo stare attenti.
aiutateci in maniera tale che loro possano rispondere a tutte le nostre domande. Posso parlare con te? Ci sei? Sono qui. Ok. Cosa ci fai qui? Qual è il tuo scopo? Punire i bambini cattivi. Sono qui. Minchia, raga. Se arriva adesso la madre ci rompe. Occhio anche alla badante. Perché io sto girando. Punire i bambini. Willy, sei stato tu ad ucciderlo? Era lei a muovere la planchetta.